I comandamenti del trading, regola numero 9, uno di 7,9 miliardi di persone. Credo che ognuno di noi, in quanto essere umano, tenda a valorizzarsi troppo, rischiando di eccedere nel credere che la propria unicità, ovviamente certa ed indiscutibile, sia migliore di quella degli altri. In realtà, da questo punto di vista, il trading ti cambia dentro e ti cambia in meglio, ed è bene che chi si avvicina a questa professione valuti se è pronto ad un cambiamento così forte. La fase iniziale di questa attività è spesso brutta da superare, si perde spesso, si perde stupidamente perché non si riesce ad applicare correttamente una strategia. Se ne conoscono tutti gli aspetti, ma quando si è davanti al mercato si commettono tantissime stupidate, si fanno errori eclatanti, spesso contrari a ciò che si è imparato, e non una volta, bada bene, decine di volte. Questo aspetto può considerarsi indubbiamente frustrante, ma va superato, deve essere superato, diversamente questa non è la professione adatta. Questa fase di sconfitte iniziali mette davanti ad una realtà incredibile. Pensavo di essere un figo e sono uno come tutti gli altri, sbaglio anch'io, sbaglio spesso e ci devo convivere. Capisci cosa intendo dire? Il trading è una professione che merita molto rispetto, è dura, impegnativa. Certo può dare grandi soddisfazioni, ma non regala assolutamente niente. Quindi deve essere affrontata nel modo giusto, nel tempo giusto e con l'umiltà giusta. Non va dimenticato, né all'inizio né durante la propria crescita, l'umiltà è fondamentale anche nel trading come nella vita, per poter fare le scelte giuste. Se decidi di frequentare un corso di trading e vuoi farlo con noi, visita il sito top-tradingacademy.com, sezione Radio Radio, per avere tutte le informazioni necessarie. A presto!